Marzio Breda, che ha appena finito di scrivere il pezzo, diciamo, per domani del Corriere, io comincerei chiedendoti notizie sui tempi, perché oggi alla Camera, mentre si rincorrevano le riunioni tra Movimento 5 Stelle e PD, si parlava addirittura di 7 giorni, una settimana, prima di sapere se Conte riuscirà a sciogliere i nodi della squadra. Cosa si aspetta invece il Colle, cosa si aspetta il Quirinale? Sì, voglio dire, Conte da domattina, investito formalmente della faccenda, dovrà dimostrare di essere un premier sufficientemente autonomo, secondo quel che prevede la Costituzione all'articolo 95, dovrà fare lui, stilare, mettere insieme un programma condiviso e la lista, la struttura del governo. È chiaro che dopo che il Presidente ha impresso tutta questa velocità, perché c'erano le scadenze che incombevano, eccetera, sì, da 3-4 giorni, domani è giovedì, ma diciamo che da lunedì il Quirinale, come dire, aspetta risposte. Certo, voglio dire, il contatto sarà, come dire, continuo, per cui se Conte troverà difficoltà, eccetera, chiedesse comprensione qualche giorno prima, ma insomma, già in partenza dare una settimana mi pare un po' troppo, insomma, dal punto di vista del Quirinale e della velocità che aveva impresso fino a questo momento. C'è poi